inserire un cittadino, perché attualmente non c'è. Ce l'abbiamo all'interno della carta dei servizi, non ci incontriamo con la situazione di quella che se lei. Beh, adesso dal sito lo stiamo riaggiornando. Ma se no, il sito di Eco Cisi non è ancora, il sito di Cisi è un'altra cosa. Ok. Il sito di Eco Cisi verrà attivato prossimamente dalla carta dei servizi sociali, c'è proprio quell'aspetto lì, ci incontriamo con l'associazione dei consumatori per discutere. Una domanda allora mi sorge insomma anche per spontanea. Cosa potevo fare se non lo niente? Cioè Nintendo, se mi hanno dato, cioè se io ho proposto, io come gruppo abbiamo fatto delle proposte e poi insomma, cioè non si può fare delle modifiche niente, cosa c'è? Cioè, anche la democrazia ha le sue regole, cioè, se devono votare 18, se c'è stato una volta, no, 18 si fa. Io sono, ho letto le motivi che mi sono sensate accoglibili, chiaro, per quanto mi riguarda, da questo punto di vista, non ho letto mettere in difficoltà di 18 punti. No, io non è questo che volevo signor. Allora io posso dire che io lo accolgo se il consiglio vuole votare a parte come raccomandazione affinché nel primo consiglio che verrà convocato il sindaco o il suo delegato che potrà essere anche un cittadino porterà queste proposte all'interno. Cioè, sembra una richiesta probabile. No, parli con me e parli con tutti. No, stiamo discutendo. Sì, no, stiamo tornando. No, dimmi, se ti vuoi raccogliere, niente. Sto dicendo che io non ho problemi, io non ho nessun problema, dopo il gennaio, il consiglio dovrà leggere meglio le spiegate cose. Se vuole fare le copie, io personalmente non ho problemi. Okay. Mi sembra difficile riuscire oggi a proporre come emendamento, quindi per andare allo statuto di sé, perché i 18 comuni dovrebbero essere obbligati per andare a fare entro il 25 a rifarlo, compresi i comuni che hanno votato. Quindi questa è solo la procedura. Sì, sì, sì. Okay. E se ogni comune fa un per più figlia, allora è chiaro che io credo che pregherei il consiglio di votare così com'è. All'interno di questo, questi e altri suggerimenti che possono essere dati dal consiglio, non ci sono problemi, vengono accolti e vengono indicati agli atti come suggerimenti, con l'impegno di chi andrà alla prima assemblea del CISI di riportarle e se possibile di mettere in votazione. Questo è il suggerimento che farei. C'era anche un'osservazione da fare che Eco Cisi SRL, come avevamo detto, assume la denominazione di ESA, SPA, acronimo di Eco Servizi Ambientali Comunali. Ah, cambia il nome. Cambia il nome, probabilmente Cisi che faceva fastidio ricordarsi come era. Quindi, ecco, quindi diventa ESA, SPA, acronimo Eco Servizi Ambientali Comunali. Volevo fare un'ultima domanda, qual è la situazione dei giocatori all'interno del quella che abbiamo sentito, sì. Dovrebbe essere andata in consumo, okay. Se non ricordo male. Grazie. Allora sì, che si può votare, poi deve votare a questo punto il fatto di prendere in tale questa sì, io direi che sia su questa cosa che mi sembrava possibile fare, come se volevo parlare. Sì, certo. Prego. Voterò solo che è una dichiarazione di voto, anche che di accoglimento verso questo tipo di provvedimento, effettivamente era una cosa opportuna, al di là che fosse la comunità europea che se lo chiedesse, però l'importanza delle amministrazioni comunali, visto che la ricaduta positiva o negativa alla fine va a beneficiare o comunque creare problemi alla stessa cittadinanza, quindi il fatto che il sindaco, un proprio delegato, possa essere figura quanto mai attiva in questo caso. Prima sentivamo sempre parlare anche negli anni scorsi di Cisi e Cucisi quando c'erano i consigli comunali sulle tariffe, sugli adeguamenti, quindi non si ne parlava in nessun altro contesto, mentre in un passaggio che ha fatto il direttore Barbati questa sera diceva che le amministrazioni comunali adesso hanno ancora di più, proprio per il famoso voto a testa, la possibilità di decidere quali sono anche le direttive concrete che si vuole dare alla società. Quindi di questo penso che l'amministrazione comunale se ne farà assolutamente garante. Quello che mi sento di dire, al di là degli emendamenti proposti questa sera dal gruppo consigliare di Moreschi, questa sera è andata così anche perché effettivamente ci sono 18 comuni e posso anche capire la difficoltà nel modificare in corso d'opera la cosa. A maggior ragione, però, secondo me, questi emendamenti devono essere come punto di partenza in futuro per far sì che sulle questioni grosse che riguarderanno questo comitato che questa sera va a nascere, se ci saranno magari anche degli eventuali tavoli preventivi, non dico ogni volta, ma quando gli ordini del giorno comunque saranno abbastanza corposi,
anche con le stesse minoranze, magari il sindaco, il proprio portavoce, potrà anche far sì che anche idee eventualmente nostre secondo divise possano andare comunque in discussione poi a tutta l'assemblea. Sicuramente. Pieno accoglimento comunque da parte nostra. Volevo specificare una cosa, che alla luce dei suggerimenti fatti dal consigliere Moreschi, anche i, sarebbe bello che il nuovo consiglio decisi tenesse conto degli emendamenti fatti da altri comuni, anche non solo a questo caso, nel senso che se vengono fuori altri emendamenti dalle discussioni dei consigli comunali di altri comuni, come noi votano un protocollo standard, però se ci sono dei suggerimenti fatti anche da altre forze politiche vengono discusse da questo comitato. Non è un altro comitato. Sì, sì, cioè, era su un intervento, non mi dico, ma che sono altri interventi, prego. Sì, non ho tanto altro da dire. Una cosa, una domanda prima e poi la mia dichiarazione. Voto comunque anche da parte nostra di pieno accoglimento a questo tipo di modifica statutaria e anche di regolamento di convenzione con gli altri comuni. Quello che volevo domandare al direttore era, siccome cambia appunto gli equilibri all'interno della, diciamo, degli organi sociali, quale peso rispetto alle società pubbliche diventerebbero i comuni stessi? I comuni che detengono partecipazioni in società pubbliche, che operano, che hanno affidamenti in house, devono capire che il loro peso è importantissimo nella gestione della società e nell'organizzazione della società. Il peso dal punto di vista del voto all'interno della nostra società, i comuni lo acquisiscono nel comitato, perché l'ho detto prima, mentre in assemblea dei soci sarebbe sufficiente il voto di due soci che assieme detengono l'86% del partito azionario, adesso in assemblea dei soci è comunque necessario il voto di 11 soci e tra questi almeno 9 comuni, perché questa assemblea è vincolata al parere che dà il comitato, perché all'interno del comitato di gestione che i comuni pesano, perché contano per una testa quando ci devono essere le doppie maggioranze. Devono esserci 11 soci a favore e almeno il 51% del partito azionario. È pacifico che il comitato non può dare degli indirizzi scellerati alla società, perché allora quando si va in assemblea è pacifico che se la scelta di indirizzare la società verso a perdite di esercizio, i soci, quando i soci vengono a votare in assemblea sociale, hanno tutto il diritto di votare contro quelli che erano gli indirizzi che ha dato il comitato non può dare indirizzi che mettano in difficoltà comunque il valore detenuto delle azioni e delle partecipazioni da parte di tutti i soci, che dopo ce ne siano due che hanno l'86%, poco importa, però il valore delle società detenute, dei pacchetti azionari detenuti, non deve essere dissipato per scelte sbagliate dal comitato, dal consiglio di amministrazione, dall'assemblea, perché potrebbe essere che sia successo questo precedentemente, però ad oggi si sta mettendo un ulteriore paletto, che è quello del comitato di gestione. Viene questa palla, viene passata al comitato, dove i comuni contano e contano tantissimo, perché tra l'altro che fa lavorare la vostra società sono gli affidamenti dei comuni, perché sono i 18 comuni che affidano il servizio per il quale la società ha un di 8 milioni di euro all'anno. Allora, ricapitolando, la proposta che viene fatta è che si approva regolamento di attuazione e controllo analogo sulla società ESA con SPA, che assume questa denominazione, acronimo Ecoservizi Ambientali Comunali, così come descritta e come poi commentata, e quindi la votazione significa accettazione integrale del regolamento, a cui noi aggiungiamo, se il consiglio è d'accordo, come norme di comportamento così da trasmettere poi in assemblea quelle presentate dal consigliere Moreschi, così? Con
con preghiera di esame con preghiera di esame da parte del comitato. E questo è il senso? Sì, voglio chiedere, non è spontanea parte, infatti, io dovrei astenermi su questo punto, perché non, cioè, non avendo accettato sostanzialmente le modifiche, sì. Va bene, non ho problemi a fare la propria votazione, no, vabbè, fatto facciamo la propria votazione, allora facciamo la votazione per il regolamento, da questo punto di vista. No, dico, cioè, sì, non si può fare, va bene. Allora le seconde vengono accolte come suggerimento, poi se l'assemblea lo accetta, va bene, d'accordo. Favorevole al regolamento, dai, favorevole. Tenuti, un astenuto, le motivazioni del consigliere Moretti che poi faremo distribuire a tutti i consiglieri, sì. Anche favorevoli. Questa è immediatamente eseguibile, perché dobbiamo fare spazio. Sì, dobbiamo fare anche, l'abbiamo fatto. Favorevoli. Unanimità. Sì. Prego, consigliere Fai. Sì, volevo chiedere, sindaco, per lo stesso motivo per il quale abbiamo anticipato il punto, venendo incontro anche alle esigenze del direttore Barbati, a noi il nono punto d'ordine del giorno avremo la nostra mozione, quella che riguarda l'oratorio San Bartolomeo di Nogara. Siccome avevamo chiesto anche che fossero presenti comunque dei rappresentanti della fondazione che mi dicono essere arrivati, e visto che il nono punto penso ci arriveremo in tarda ora, volevo chiedere se potevano partecipare alla discussione e portare il punto adesso. Non capito partecipare alla discussione a chi? Avevamo chiesto nel testo della mozione che ci fosse anche l'audizione dei diretti interessati come fondazione. È proprio nel testo della mozione. Questo credo doveva essere anche esplicitato anche. Beh, è una mozione ancora del 23 settembre, quindi penso che sia stata letta, riletta, cioè proprio nel testo, anzi pensavo che fosse la stessa amministrazione ad interessare i diretti della fondazione, abbiamo scritto. Va bene, non abbiamo problemi, abbiamo votazione favorevole. Okay. Quindi chiediamo, prego, possono anche venire i rappresentanti della fondazione. Allora, favorevole, contrari, astenuti. Hanno chiesto che venga, che vengano la modifica del raggio. Allora, la mozione nostra protocollata ancora il 23 settembre, tornando ai discorsi iniziali che ci facevamo, nasce proprio dalla discussione del punto che c'è già stata in Consiglio Comunale, quindi nel Consiglio Comunale dell'8 settembre 2011, dove il punto 7 all'ordine del giorno è entrato in Consiglio una deroga alle norme urbanistiche in riferimento al progetto per la costruzione di una serpentina di battimento dell'oratorio San Bartolomeo Apostolo, sito in località Tavanara di Nogara, da parte della ditta della Fondazione Oratorio San Bartolomeo di Nogara. Il sindaco in quella seduta, anche qua ci sono video che lo testimoniano, nel proseguo della discussione chiese ai consiglieri comunali di approvare il punto senza entrare approfonditamente nel merito della discussione, invitò a chiudere la stessa lasciando i cittadini eventuali richieste di approfondimenti. Visto che alcuni consiglieri di maggioranza, se non sbaglio anche capogruppi, in occasione del consiglio comunale sopracitato chiesero di seguire bene questa pratica presso l'assessorato di competenza, visto che successivamente a tale consiglio sul giornale locale L'Arena, il giorno 14 settembre 2011, ed abbiamo legato anche una copia dell'articolo, uscì un articolo all'interno del quale il segretario della Fondazione Trevisani disse testualmente: abbiamo comunicato al Comune che ritiriamo i nostri progetti, non serve proprio nulla questa variante visto che la sacrestia non si farà più. Di parere contrario invece era il vice sindaco che dichiarava come la fondazione avesse ritirato solamente il secondo progetto presentato in maggio. La fondazione Oratorio San Bartolomeo Apostolo ha perso in questo modo un contributo per la realizzazione di tale opera a causa del ritardo amministrativo nell'approvazione della suddetta deroga urbanistica. Ritenuto che il Consiglio Comunale, diversamente da quello che sembrava, sia preposto ad esplicitare eventuali chiarimenti, discussioni, in merito ai punti e all'ordine del giorno,
Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a far chiarezza nel prossimo Consiglio Comunale utile di quanto accaduto, invitando ad esporre in modo chiaro ed esaustivo sia l'assessorato di competenza che la Fondazione Oratorio San Bartolomeo posto di Nogaro, quindi c'era scritto proprio nel testo, e a risarcire la stessa del contributo perso a causa del ritardo di approvazione della deroga urbanistica, e impegna il Consiglio Comunale, il Sindaco e l'assessore competente a risolvere il problema del parcheggio in prossimità dell'oratorio di San Bartolomeo Apostolo in modo tale da evitare possibili incidenti in occasione delle funzioni religiose svolte presso lo stesso oratorio. Su questa questione c'era stato appunto un altro passaggio in Consiglio Comunale. Quando ero sindaco io avevo avuto modo di parlare in più occasioni con i rappresentanti di questa fondazione, i quali avevano appunto, ritorniamo a una fase del progetto che non era sicuramente avanzata come vi siete trovati voi, però è una cosa che penso di poter dire, che possono anche confermare, che ha sempre trovato da parte, personalmente parlando, e anche da parte dell'amministrazione comunale e dell'assessorato che lo stava seguendo, un accoglimento in quanto ritenevamo giusto, dato il tempio, perché comunque è una delle strutture anche più belle, di là che sia religioso, una delle strutture più belle che abbiamo presso il comune di Nogaro, e soprattutto anche in una frazione, visto che il comune di Nogaro, essendo fatto da tante frazioni, merita anche che le stesse frazioni possano proporre anche qualcosa di attrattiva. Io oltretutto ci troviamo anche geograficamente in un punto di intersezione sia con i comuni di San Vineto sia con i comuni di Garda Veronese, quindi poteva essere una cosa che poteva dare sicuramente lustro al comune di Nogaro, ma allo stesso tempo poteva essere a beneficio anche delle realtà comunque comunali a noi vicine. Le dichiarazioni che sono nate su questo aspetto, che ripeto, si parla di un progetto importante, anche di un progetto che andava, se non altro, a riqualificare sotto un altro punto di vista, non meno pericoloso, che era quello non solo del traffico, perché la strada sappiamo non essere delle più scorrevoli, delle più semplici da percorrere, ma anche quello dei parcheggi. Chi è stato partecipe delle funzioni religiose che si svolgevano presso la chiesetta di Tavanara avrà visto come si parcheggiava purtroppo, e lo si dovrebbe fare anche adesso se ci fossero funzioni di questo tipo, in modo selvaggio, perché non essendo comunque previsto un parcheggio in quella zona si rischia parcheggiando appunto di essere di intralcio a quella viabilità che già comunque non è semplice assolutamente di suo. La situazione, oltre a creare, questo poteva essere anche una cosa a beneficio eventualmente dello stesso svolgimento delle funzioni religiose, perché mancava effettivamente una sacrestia, quindi ci raccontavamo ancora in quei tempi che gli stessi eventualmente anche preti che si fossero trovati a svolgere funzioni religiose non avrebbero neanche avuto dei servizi, non avrebbero neanche avuto uno spazio dove poter anche depositare i paramenti sacri. Al di là di quello, il comune avrebbe avuto un tornaconto, e questo sì, non da poca importanza, dal punto di vista proprio di parcheggi e di sistemazione o quantomeno di miglioramento della stessa viabilità. Da quello che abbiamo sentito, io l'ho vista tramite il video, sembra che il comune di Nogaro abbia fatto tutto quello che doveva essere fatto, che l'abbia fatto anche con delle tempistiche sicuramente non dilatate nel tempo, nonostante dopo non ci sia stato rispetto dei tempi pattuiti. Dall'altra parte invece si legge che sembra non rispondere comunque a verità quanto riportato nelle dichiarazioni comunque che sono uscite da parte del comune di Nogaro. C'è stata una perdita economica anche da parte della fondazione, e credo che ci sia stata anche una perdita da parte del comune di Nogaro per gli elementi comunque che ho descritto prima. Siccome io so com'era la situazione nel momento in cui ancora la stavo seguendo mesi fa, e siccome dopo non ho più potuto seguirla per ovvi motivi quando sono decaduto da sindaco, trovando comunque nelle dichiarazioni fatte dalla fondazione delle dichiarazioni che erano in completa dissonanza rispetto a quello detto dall'amministrazione comunale, abbiamo ritenuto io ed Emanuele di fare questa mozione che da un lato impegnava l'amministrazione comunale, perché al di là dell'aspetto quello prettamente religioso c'è appunto un discorso di parcheggi e di riqualificazione di quell'area che dovrebbe comunque essere fatta tramite quel progetto, o in altra maniera comunque deve essere sistemata anche per favorire, e se lo siamo già detti anche in passato, quel tipo secondo me di turismo anche alternativo. Sappiamo essere d'estate una zona parecchio frequentata anche da ciclisti, perché comunque la zona si presta, oltre a persone che comunque fanno anche footing o comunque passeggio, e perciò vorremmo appunto capire dai diretti interessati, quindi dall'assessorato di competenza, da
inviterei anche, oltre all'assessorato, ma magari anche gli stessi rappresentanti della fondazione, a fare un attimo di ricorso storico, perché un progetto come quello andava, secondo me, portato avanti diversamente, quantomeno doveva avere un finale molto molto più positivo rispetto a quello che purtroppo non è stato, e perciò mi piacerebbe sentire anche da parte della fondazione quali sono stati i vari passaggi che hanno fatto sì che si arrivasse addirittura a ritirare il progetto, e quali sono da parte dell'amministrazione comunale le idee per riqualificare quell'area che ne necessita. Volevo fare solo un'osservazione che poi c'è di minoranza, sempre molto brave a dedicare i loro diritti a questo punto di vista. Io credo che oggi questa procedura potesse anche essere concordata in un'unica, comunque questo non c'entra niente. È stata protocollata il 23 settembre, se c'erano dei problemi, non penso che... Se sei dedicato al gruppo, se avevi letto la mozione, si dicevi che non l'accettavi. No, no, non è questo. Noi non abbiamo problemi, volevo solo informarvi che esiste procedura legale nei confronti della situazione della Torre San Bartolomeo, nei nostri confronti, e ci tutto questo. Quindi, se volevo informare così comunale. Prego l'assessore. Intanto vorrei fare una domanda in anticipo, diciamo così. Vorrei sapere la data e l'importo di questo contributo che è stato perso, quindi vorrei capire di cosa stiamo parlando. Ci sono i diretti interessati che penso possano più di me. Tu hai fatto una mozione in cui dici allora, che noi dobbiamo dei soldi a questa fondazione in quanto loro hanno perso, e vorrei sapere da te l'importo visto che lo scrivi te. No, io lo voglio sapere da te. Tu dici che il comune deve... Allora, io ti chiedo, sono 10 milioni, 1 milione, 300 mila, 1 euro? Sempre allora, questo che non hai. Tu sei a conoscenza che hanno perso un contributo o no? No. Non hanno perso niente, secondo me. No, io lo chiedo a te, cosa hanno perso. A noi risulta che è stato perso... E quanto? Vorrei sapere. Non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Ma se chiedete i soldi al vostro comune? No, stiamo chiedendo noi a te se sei a conoscenza. No, l'ho chiesto anche via stampa al giornalista che mi aveva intervistato, e allora ho chiesto l'entità e la data dell'importo, siccome voi avete fatto una mozione e bisogna votarla, e avete detto il sindaco è giunta di far chiarezza nel prossimo consiglio comunale utile in quanto accaduto, no? evitando di esporre in modo chiaro e restivo l'assessorato della fondazione, e a risarcire la stessa del contributo perso, chiedo l'entità, a causa del ritardo, a causa del ritardo. Chiedo l'entità, almeno, di cosa stiamo parlando, sto chiedendo. È un euro, stiamo parlando di un euro, di un milione di euro, di 100.000 euro, di 300. Pur essendo stato citato per nome e cognome su un giornale, io non ho mai parlato, perché non sono mai stato interpellato da questi signori che non mi hanno detto. Saresti l'assessore competente, potresti... Potevano venire a chiedere, esatto, è quello che ho detto anch'io. L'assessore competente interessante. Scusate, no, adesso facciamo una cosa, scusate. Una procedura. Esiste una mozione da questo punto di vista. Voi avete chiesto di... la possibilità di audizione di un esponente della fondazione, io non ho come fatto parlare, poi i cittadini hanno tutti i diritti di parlare senza nessun problema da questo punto di vista. Ripeto quello che ho detto l'altra volta, mi dispiace molto che su questo caso, che probabilmente è una soluzione molto più semplice, si è montato poi la questione, comunque questo è un giudizio mio e non ho problemi particolari dal punto di vista. Io voglio solo che questa sera adesso definiamo una serie di procedure. Allora, c'è una richiesta di stanziamento da parte di un gruppo consigliare su cui dovremmo rispondere. È difficile dare uno stanziamento su cui non è possibile rispondere alcuno da questo punto di vista. Dopodiché sulle procedure io non ho problemi, ripeto, a far esporre la questione, anche se per far arriva una lettera in tutti i giorni, quindi da questo punto di vista è stata esposta anche abbondantemente con la stampa poi di questo genere. Quindi non abbiamo problemi da questo punto di vista. Vorrei capire la procedura. Allora, io ritengo che il gruppo
mozione abbia esposto la sua cosa, noi risponderemo per quanto riguarda la mozione. Poi io non ho nessun problema, lo ripeto ancora alla fine, che un esponente dei San Bartolomeo faccia il suo intervento se ne voglia, dal punto di vista esplicativo ne prenderemo atto e poi lo chiamo. Prego, Fabio. No, seconda domanda, perché alla fine parliamo di parchezzi. Allora, siccome questa è la mia ricerca che si vede da poco, però questa chiesetta, che è questo puntino giallo che vedete qui sulla cartina, è ai confini con altri paesi. È attraversato, diciamo così, dal lato sud da una provinciale, non una comunale, e solo per un breve tratto da una comunale. Allora, io avendo dei terreni non di comune, ma di proprietà di privati, sia da una parte sia dall'altra di questa piccola strada comunale, chiedo, visto che cercate di fare questa tesi, se dovrei fare un esproprio e per quali motivi. Esatto, forse non hai chiaro. No, forse non avete chiaro. Va bene, allora. Io posso farlo su un territorio. Allora, scusa un secondo. Allora, giro la domanda, anche se capisco che volete usarlo come cavallo vostro, no, mi sembra una cosa molto strumentale. Comunque mi dispiace, perché quando si prende in mezzo la cristianità, la Chiesa, e si fa diventare una cosa strumentale e politica, questo mi dispiace. Allora io dico, con tutta la buona volontà, visto che avete detto che è una zona interessata a luogo di culto, quello che si vuole, per quale motivo o con quale motivazione posso esercitare un esproprio nei confronti dei privati? Perché se ci faccio passare una strada è un punto, e pregherei di parlare a chi può parlare questo consiglio in questo momento e non ad altri. Quindi io mi rivolgo ai consiglieri di minoranza che hanno tirato fuori casa. Se c'è un motivo di pubblica utilità nel costruire o nel dare la possibilità di costruire un parcheggio, se voi vedete la pubblica utilità, questo dico, chiedo. Io penso che, non so se tu sia stato lì in occasione, sì, comunque, sono stato in inaugurazione, esatto, non so se durante l'inaugurazione tu abbia visto come erano parcheggiate le macchine, certo. Però sono state nelle seguenti, se secondo te a livello di sicurezza stradale, a livello anche di sicurezza delle singole persone che possono trovare. Io ti chiedo se posso esercitare lo sproprio per caso, visto che non ho terreni, questo è come se non posso nemmeno fare delle corsie sulla strada, visto che è piccola. E non posso chiedere alla provincia, te che sei in provincia, di interesse, se puoi fare in modo che questa strada, che è provinciale, possa avere delle cose. Cioè, in provincia puoi fare un esproprio, puoi darmi una mano. Diciamo che da parte mia ci sia la volontà di fare un parcheggio. No, non è che da parte tua c'è la volontà o meno. Sì, è questo che sì, c'è la volontà. Dimmi come possiamo fare. Però. Purtroppo dal tuo insediamento, Flavio, non hai ancora risposto a una domanda. Fare un parcheggio? La richiesta privata. A me non piace la discussione di cose del genere. Comunque. Vorrei parlare anch'io su questo punto. Sì, ma. Presidente, no, va bene, parliamo con me. Allora, regolamentiamo, faremo fare un intervento a tutti, poi c'è la possibilità di diritto di replica, poi abbiamo il voto da questo punto di vista. Io pregherei un esponente di San Bartolomeo, se hanno voglia di dire, di parlare. Prego. Teniamo presente, ecco, i lavori consigliati. La pregherei di presentarsi. Allora, sono Armando Trevisani, sono il presidente fondatore della Fondazione Oratorio San Bartolomeo Apostolo, cioè quello che ha creato l'iniziativa su Tavanara, e attualmente sono il segretario, in quanto il presidente era quello seduto in fianco a me, che si chiama Trevisani Armando, per mettervi a conoscenza il mio padre. Padre e figlio fanno presidente e segretario della Fondazione. Allora mi meraviglio che il tono della discussione sia questo, perché vedo che, cominciando dal sindaco, che ho avuto modo di illustrare il nostro programma, come dell'assessore, non siano chiare le idee di quella che... Noi non ci conosciamo, per la domanda, no, posso permettere? Ci conosciamo? No, perché mi ha citato il nome e cognome sul giornale quando mi ha fatto una domanda perché lei no, sembra no, l'assessore. Io sospendo la discussione, se questo è il tono, sospendo la discussione. Ma no, sospendo la discussione? No, ma sospendo, perché abbiamo invitato una persona a rispondere.